20 febbraio 1958. I deputati hanno approvato 385 sì, 115 no, la famosa legge Merlin. La legge abolisce la regolamentazione della prostituzione in Italia e di conseguenza porta al bando delle case chiuse. L'intento è quello di contrastare lo sfruttamento delle prostitute. L'iter della legge Merlin è stato molto lungo, la prima bozza risale al 1948, e contrastato. La proposta crea infatti una spaccatura trasversale nell'opinione pubblica italiana. Fra gli oppositori, Indro Montanelli, che pubblica nel 1956 un pamphlet polemico intitolato Addio Wanda, che in un certo senso risponde al libro pubblicato l'anno precedente da Carla Voltolina, moglie del futuro presidente Pertini, e dalla stessa Lina Merlin, intitolato Lettere dalle case chiuse. Dal 1958 ad oggi il tema della prostituzione continua a rimanere al centro del dibattito politico e innumerevoli sono state le proposte di variazione e di revisione della legge numero 75. Signora, noi siamo venuti a ringraziarle. Oggi siamo cittadini come tutte le altre. Signora Merlin o senatrice Merlin, come la chiama la gente? Oh, la gente mi chiama. I miei familiari mi chiamano con mio nome, Lina. Gli altri mi chiamano o senatrice o signora. Preferisco signora. Da quanto tempo lei è fuori dalla politica attiva, diciamo? Dal 1963, quando non mi presentai alle elezioni. Ma praticamente era già qualche anno. E come diventò socialista, signora? In che anno? Dunque, guardi, io appartenevo a una famiglia borghese. Diciamo, umanamente borghese, perché non erano borghesi, diciamo, di denaro, eccetera. Sì. Insomma, borghesi di mentalità. Professionisti, ecco. E io si capisce che avevo delle idee umane, ecco. Anche per questo fatto. Forse i miei familiari erano molto umani, non erano però molto di chiesa, i miei. Io invece, per varie ragioni, avevo studiato nel collegio delle Canossiane a Chioggia, monache molto aperte, e che mi avevano abituato a considerare quelli che non avevano nulla come dei fratelli che bisognava aiutare. E anche con delle donne, anche quelle perdute, di trattarle come se fossero delle creature umane, secondo i dettami del Vangelo. Mi avevano insegnato delle famose tre donne del Vangelo, perché fra le scolare, non quelle che studiavano, ma delle altre perché avevano la scuola delle proprio popolari, a parte, e c'erano anche delle ragazzine che appartenevano a delle famiglie piuttosto, diciamo, di poca moralità. Anzi, mi ricordo che ce n'era una che era addirittura la figlia di quelle donne, insomma, di quelle povere donne. Questa ragazza morì. E allora le monache ci fecero fare una colletta perché le facessimo un vestito bianco. Le più grandi avranno brontolato delle educande. E dice quella, e allora le monache hanno risposto, quella era migliore di tutte voi, perché si è conservata pura avendo dei cattivi esempi.